Un'Europa da migliorare, che deve stare attenta a non cedere all'euroscetticismo e rilanciare politiche unitarie di sviluppo. Questo il monito della quinta edizione di The State of the Union, la conferenza continentale organizzata dall'Istituto Universitario Europeo, che annualmente analizza lo stato dell'Unione Europea. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Firenze Dario Nardella, è il vicepresidente della Commissione Europea Frans Timmermans a fare un'anamnesi del paziente Europa, attaccato dai batteri dell'euroscetticismo. Mi preoccupa non perché gli euroscettici hanno sempre torto, ma mi preoccupa davvero perché a volte gli euroscettici hanno ragione. Abbiamo bisogno di aggiustare un sacco di cose. Se loro avessero sempre torto, potremmo rilassarci, ma invece le nostre istituzioni non hanno agito all'altezza delle aspettative dei nostri cittadini. Però vorrei anche che si sapesse che l'euroscetticismo fa parte di una situazione più ampia, di un fenomeno più ampio, cioè lo scetticismo in generale. Ma tra i malanni europei affrontati nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio, quello della sicurezza, delle frontiere in entrata, ma anche per quanto riguarda il fenomeno dell'arruolamento nelle file dell'ISIS, che coinvolge un numero sempre maggiore di cittadini europei. C'è un rischio attuale che stiamo correndo, quello di europei che vanno a combattere in Siria, nella Jihad, e che escono dall'Europa per entrare nel califfato, diventano assassini, muoiono per loro e dobbiamo fare qualcosa per questo. Il problema qual è? È che tutti i nostri servizi riescono a individuare 2/3 di coloro che stanno pensando di andare in Siria e noi ne perdiamo perciò 1/3.